Noi abbiamo fatto sperimentazioni che hanno mostrato che con aria stazionaria e con tempi sufficientemente lunghi, si parla di ore, non di minuti, ovviamente, anche di diverse ore, ma insomma dell'ordine di una decina di ore, ci sono evidenze scientifiche che mostrano come la tecnologia Near UA possa ridurre la contaminazione ambientale significativamente, anche al 90% e oltre. Quindi chiaramente, ripeto, con aria stazionaria, quindi in situazioni in cui non si aprono, chiudono porte, eccetera. Quindi in quei momenti in cui la stanza da disinfettare è chiusa, magari di notte o in qualche momento diverso in cui si considera che la stanza o l'ambiente da disinfettare sia chiuso. Quello che viene chiamato purificatore d'aria è uno strumento decisamente complementare. Vorrei chiarire meglio la questione. Allora, questo strumento agisce sull'aria, fondamentalmente, cioè il purificatore d'aria, agisce sull'aria, esclusivamente sull'aria e non sulle superfici, perché tipicamente sono costituiti da lampade, UVC, le quali necessitano di un controllo molto molto attento sulla sicurezza, cioè in pratica la luce UVC non deve uscire dall'involucro che agisce sull'aria che entra in questi sistemi. Viceversa, il Siderea, appunto, utilizzando i NIR UVA, non ha questi problemi e agisce, è specifico per le superfici. Diciamo, la sua funzione sull'aria, diciamo che non è considerata, è meno importante, quindi tipicamente questi sistemi si usano anche in maniera complementare.